siamo qui davanti alla Regione Piemonte con Aurelia, subito dopo un flash mob che si sta svolgendo qui in Piazza Castello. Aurelia ha un bavaglio davanti alla bocca che sta a simboleggiare il fatto che durante l'ultima manifestazione è stato sequestrato da parte delle forze dell'ordine la cassa con cui enunciavano i motivi della loro manifestazione e lo striscione. Sono stati emessi dei fogli di via. Voi nel vostro flash mob avete puntualizzato che le vostre manifestazioni sono sempre non violente. Com'è la situazione adesso giudiziaria rispetto ai fogli di via e rispetto alle denunce? Sì, allora in questo momento noi siamo in Piazza Castello a ricordare quanto è successo il 25 luglio. Durante una di queste azioni non violente sono state notificate 23 denunce e 15 fogli di via per le persone che si trovavano in piazza. Bastava dare un volantino, essere passata a salutare qualcuna delle persone che si conoscevano al presidio per ricevere una denuncia o addirittura un foglio di via. In questo momento noi abbiamo ancora le 23 denunce che ci pendono addosso, i fogli di via alcuni sono stati revocati, ma 7 persone hanno ancora un foglio di via e non possono venire a Torino. Non possono essere neanche qui a questa manifestazione e quindi noi vogliamo portare appunto solidarietà a chi è stato colpito il 25 luglio da questa repressione, ma anche a chi in generale viene colpito dalla repressione di un governo che si dovrebbe preoccupare di aiutarci durante una delle crisi peggiori della storia dell'umanità e che invece cerca soltanto di tapparci la bocca. Ed è per questo che noi abbiamo uno scotch per ricordare appunto il silenzio a cui veniamo costretti. Grazie.